Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Oggi mi sono svegliata intasata di messaggi di direct. Quindi mi sono detta, oddio, non sia mai che si sia ripreso il social. Invece no, semplicemente ho visto che Namjoon dei BTS stava partendo per venire allo show di Bottega Veneta, che sapete che a Milano adesso c'è la Fashion Week. E quindi sta appunto venendo a Milano, quindi tutti che mi hanno scritto, oh mio Dio, lo andrei a vedere. E io tipo, no, c'è qualche misunderstanding perché io non vivo a Milano. Vivo a Roma e lo supporterò qui da casa mia, esattamente qui da casa mia. Detto ciò, adesso andiamo subito in cucina a fare colazione, anche perché tra poco devo subito uscire, che ve l'ho detto oggi, devo fare un sacco di giri, un sacco di cose. Ieri sera mi sono per fortuna registrata questa, la ricetta del mio fit tiramisù che mi chiedete sempre. Tra l'altro è venuto carinissimo, infatti adesso finisco di registrare appunto le clip. Guardate che carini i mirtilli incastrati che si vedono. E almeno potete vedere il reels di questa ricetta su Instagram. Così una volta per tutti non me la chiedete più, o almeno ogni volta posso rimandarvi il link, perché questa cosa è buonissima. Ora, mentre finisco di sorseggiare il mio caffè, vi dico due cosine al volo. Al volo poi, sempre per dire, insomma. Adesso appunto devo correre dal veterinario, cioè letteralmente tra una decina di minuti, cioè mi vesto, per fortuna il veterinario è sopra casa mia, porto Amarok che deve fare un prelievo che poi io dovrò portare, non è un prelievo che può mandare il veterinario tramite, lo devo portare io padrona in questo centro per farlo analizzare, bla bla bla. E quindi ok, prima cosa di oggi, speriamo di riuscire a fare questa roba, perché quando esco dalla mia comfort zone, dalle cose che non ho mai fatto, sono sempre un attimino in ansia. Poi riusciamo sempre a fare tutto, per fortuna, eh. E pomeriggio invece, dopo pranzo, devo tornare a Ostia. Perché dico tornare a Ostia? Perché in realtà ci sono già stata ieri e sono appunto stata dal dentista. Idem oggi, devo riandare dal dentista. Ieri più che altro dovevo andare a fare la visita per capire cosa poter fare a questo dente, perché come vedete è spezzato. Questo dente mi si è spezzato tantissimi anni fa, purtroppo sta proprio davanti e rende il tutto, come vedete, tipo asimmetrico. A volte non mi dà fastidio, ci sono giorni in cui mi sveglio, mi guardo e dico, ah, però non è così tanto fastidioso. Dei giorni in cui proprio non lo sopporto. Ovviamente le soluzioni, cioè, sono due a lunga durata, e quando avete visto insomma che non c'era nessun problema, era perché mi avevano ricostruito quel pezzetto con una pasta modellabile che mettono appunto sul dente, poi lo asciugano tipo con la luce UV e rimane insomma così. Però dopo che ho fatto l'incidente in macchina mi è saltato anche quel pezzettino, che in realtà quando io sono tornata dalla Corea mi era già saltato il pezzettino che avevo prima. Infatti se vedete tipo negli ultimi video io non avevo questa cosa, o anche tipo il video di Londra, così se ci fate caso io già avevo il dente rischeggiato, insomma. Poi sono tornata, me lo sono fatto risistemare, ho avuto l'incidente e mi è risaltata la cosina. Io vado dallo studio di Emanuele Puzzilli qua a Ostia, e ieri almeno ho potuto parlare proprio con lui, perché avendo più sedi ovviamente in varie parti d'Italia è un casino beccarlo ogni volta. E quindi gli ho detto, a me serve una cosa più stabile, più definitiva, cioè mi dà fastidio l'idea di non avere qualcosa di certo che può saltare da un momento all'altro. Ovviamente è una posizione particolare e infatti tende a staccarsi molto facilmente, perché poi mi hanno anche ricostruito un pezzetto di questo, credo sia un incisivo, e quello non mi ha mai dato nessun problema, cioè non è esposto alla masticazione, alle cose, bla bla bla. Quindi gli ho detto cosa si può fare, perché come vi dicevo le cose sono due: o riusiamo questa parte, pasta, oppure si deve mettere una faccetta. Però sinceramente io la faccetta non la voglio mettere, non mi piace avere cose finte in bocca, cioè già questa cosa di ricostruirlo per me è dolorosissima. Pensate, avere una faccetta, cioè non mi sembra proprio il caso. Anche lui ha detto no, meglio di no la faccetta. Ha detto proviamo a ricostruirlo e lo facciamo un po' più spesso con una pasta un po' più resistente. Quindi appunto oggi vado, mentre ieri sono andata a Ostia anche per parlare con la tatuatrice. Vi avevo detto forse nello scorso weekly vlog che sarei dovuta andare a parlare con la tatuatrice, perché lo sapete sto facendo tutta la cosa del laser. Questi vabbè, devo ancora continuare. Questo è quello che mi dà più fastidio di tutti, e tanto lo so che non si toglierà del tutto, e quindi stavo pensando con lei di vedere cosa poter fare, cercare di camuffarlo, e abbiamo appunto pensato a un'idea insieme. Infatti appunto ieri sono andata
e mi ha fatto tutto, vedete, un disegno col pennarello. Poi vabbè, io adesso qua con l'applicazione ho cercato di renderlo più scuro per capire. L'idea appunto mi piace, quindi verrebbe insomma tutta questa cosa delle foglie, non tutte scure come vedete che ho fatto adesso, era giusto un attimo per capire. Però appunto vogliamo farci le foglie e poi continuare questo sfondo verde che come vedete io ho sia su questo tatuaggio sia su questo, quindi miscelare tutto insieme e poi portare qualcosina anche qui davanti, quindi rendere il tutto appunto più omogeneo in modo che si mascheri questa cosa, perché è proprio brutta, cioè vedete che percorre il braccio in questo modo, tornassi indietro ovviamente non lo farei mai così. E quindi insomma abbiamo tutto un progettino, adesso ho preso appuntamento per fare questa cosa i primi di aprile, però le ho chiesto se si libera qualcosa prima. Ti prego, dammelo prima. Ecco perché vi dico sempre, pensate bene ai tatuaggi da fare, dove farli soprattutto, perché vabbè, poi se al tempo io avessi saputo tutto il progetto che volevo fare sul braccio, ovviamente la cosa sarebbe stata nettamente diversa. Allora, purtroppo per me, per fortuna per Amarok, perché non ho dovuto fare niente, dobbiamo ripassare dal veterinario lunedì, quindi non oggi, perché non facevo in tempo poi a portare la provetta. Ovviamente sapete che il sangue non è che può stare più di tanto fuori, quindi non avrei fatto in tempo, quindi lunedì dobbiamo riandare presto la mattina e fare tutte cose. Quindi sì, tutta questa cosa meravigliosa, i miei capelli svolazzanti, sembro spelacchiata. Faccio giusto una passeggiatina con lui, adesso che siamo usciti ne approfittiamo, e quindi poi aspetterò direttamente il mio appuntamento di pranzo per andare dal dentista. Questo è saltato, niente, ultimamente mi saltano gli appuntamenti così. Eccolo qua. Questa è una cosa del chihuahua, questo si chiama il respiro inverso, ogni tanto fanno il verso la maialina. Allora girati un po', ti è andata bene oggi, eh? Poi ha detto che gli deve togliere un sacco di sangue per fare questa analisi, quindi sarà molto interessante. Ma lui è un cane forte, è un piccolo guerriero. Yeah, we got killed this love, yeah, it's that true. La prima volta che becco uno dei miei vicini con Kill This Love. Morta, è stato un sogno. Mi sto mettendo a montare un video, anzi in realtà devo montare il vlog e devo montare anche il reels, appunto quello del fit tiramisù che ho fatto stamattina, quindi penso avrò 2 orette per fare questa cosa. Poi sono le 11:20, quindi per fortuna ho già il pranzo che ho preparato ieri, poi vi faccio vedere perché è venuto fuori una cosa buonissima che non mi aspettavo. Ok, mini video montato, il vlog sto ancora finendo, quindi trovate i reel online ufficialmente. Diciamo di solito sto lì, penso a quale orario sia meglio, stavolta l'ho editato, pubblicato, ciao. Io mi sono ricordata una cosa, ragazzi, ero completamente dimenticata. L'ho ritrovata infatti in uno zainetto adesso che stavo cercando una cosa, che l'altro giorno mi sono fermata al negozio di animali e ho comprato anche questo. Avevo preso il collarino nuovo Ami di questo viola stupendo che non avevo mai visto, e qui ho detto no, troppo bello, glielo devo mettere. Come misura io prendo la XXSXS, che dovrebbe essere simile a quello che adesso mia madre per Natale gliel'aveva preso rosso. Adesso con tutto il bene, diciamo, è più bello il viola. Quindi adesso prima prendo bene la misura, deve essere uguale a questo, forse un po' più lunga, che secondo me col tuo colore, guarda quanto sta bene. Eccolo, neanche si vede. Vediamo, oh, è bellissimo amore. Qui sto scaldando tutta la pastura, così vi faccio vedere cosa ci ho messo, perché veramente è uscito benissimo, buonissimo. Devo giusto aggiungerci l'olio e il parmigiano. Poi qua sto continuando a vedere Descendants, niente, ogni tanto mi devo rifare un rewatch di qualcosa di un po' trascino, un po' no. Poi adoro le canzoni di questi film della Disney. Poi mi devo sbrigare perché sono le 13:40 e io devo uscire per le 2, se no non faccio in tempo. Comunque questo è il mio piatto, ho usato l'orzo perlato, la lenticchia rossa, la bieta, carote e cipolla, poi ho tolto il sedano e l'aglio ovviamente, e ho usato un po' di passata di pomodoro, cioè vi giuro buona buona buona. Allora sono ferma in macchina, ma vi devo troppo dire, guardate cosa ho sentito in radio. Esta vida nueva, vamos a bailar. Sono in ritardo di 10 minuti, ma io come se nulla fosse, perfettamente. Madonna, questa canzone, l'iconicità del tutto. Ho appena finito dal dentista, ho provato a chiedere di riprendere ma stavamo veramente scomodi, sia io sia lui abbiamo detto ok, forse è meglio evitare. Comunque, a parte questi segni blu che servono per limare il dente, praticamente vi mettono questo tipo foglietto con l'inchiostro e vi fanno fare questo movimento per capire appunto dove sbatte il dente e quindi dove andare a limare. Ecco qua, ho di nuovo un dentino, ma io adorerei i miei denti se appunto non avessi questo piccolo problema. Il dottore mi ha detto, ma come
come te lo sei spezzato? Io ancora dopo anni non capisco quando è successo il fatto. Poi mi ha detto, è probabile ovviamente con l'incidente che si sia appunto rotto il pezzettino che ti avevamo già ricostruito in passato, non tanto per la botta stessa dell'incidente, ma per il fatto di... fai tipo questo movimento, quindi insomma io molto contenta, cioè letteralmente sembra un dente. Stavo leggendo i commenti sotto gli ultimi video su YouTube, non rispondo quasi mai nei commenti, però li leggo tutti, non rispondo perché mi scordo, come tutto il resto delle cose della mia vita, però apprezzo sempre chiunque spenda anche solo un attimo. Ripeto, li leggo sempre. Prima cosa da fare adesso: mettere a caricare le batterie della macchinetta, sciogliermi i capelli perché sembrava che ero pelata. Poi in realtà altra cosa che dovrei fare, perché sono due giorni che non riesco a caricare il telefono, capire perché non mi si carica. O meglio, cioè io sto girando perennemente con il power bank, perché io ho il MagSafe, che è il cosino, no, che si attacca dietro l'iPhone e si ricarica. Con quello non si ricarica più, però appena l'attacco mi dà l'iconcina che si è collegato per appunto caricarsi, però poi si stacca. Mi è già capitato, non è la prima volta, però non ho mai capito il motivo per cui succede e poi si riprende così a caso. Non c'è nessun problema sulla batteria dell'iPhone, quindi credo sia un problema del MagSafe a questo punto. Rimarrò un mistero probabilmente, perché come scopro qual è il problema? Altra cosa, sono qui adesso davanti al PC perché oggi dovrebbe essere uscito lo show che ha registrato Tean in Messico, il programma TV quello dove fanno dei team con personaggi, lo spettacolo, bla bla bla, e appunto li mettono a cucinare in queste diverse parti del mondo. Ora, io so che è su Prime Video, riusciremo con il nostro account italiano a vederlo? Tra l'altro sempre su Prime Video volevo iniziare anche a vedere Dinner Club, di Alle Brutte, magari guarderò quello, oppure inizio a vedere il secondo film di Descendants. Allora, qui non mi sembra di vederlo. Se io metto il VPN sulla Corea, non funziona sicuro, perché avevo già provato a farlo. Prime Video Korea. Il programma si chiama Korean Street Food, ma non mi esce fuori nulla. Sto urlando perché deve essere tutto così complicato. Perché? Missione fallita. Ci daremo permessi? Assolutamente no. Troveremo un modo prima o poi. Beh amici, che dire, questo può riassumere la mia serata di ieri: il telefono all'1% e il fatto che siano le 11:20. Posso giustificare la mia faccia e il fatto che siano le 11:20 con il fatto che sono andata a dormire alle 5 di mattina, cioè letteralmente 5 di mattina. Io ho un problema, mi devo far vedere da qualcuno, bravo, perché non è possibile, però sto bene. Tutto bene, quindi appunto mi sono svegliata adesso, l'1% ovviamente, perché alle 5 di mattina ho pensato, bene, perché non provare a usare il MagSafe, perché lo tengo sul comodino, è più comodo. Ovviamente non ha caricato. Continuo il vlog anche nella giornata di oggi, visto che appunto poi ieri sera mi sono messa a vedere Descendants 2 e mi sono scordata di vloggare, cioè completamente scordata. Tra l'altro sono rimasta molto 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 delusa purtroppo nel vedere alcuni video di Namjoon che è arrivato in aeroporto a Milano. Mi è dispiaciuto tantissimo, ok accoglierlo, ok volerlo vedere, perché non vengono spesso in Italia. Oddio, non vengono mai in Italia. Però quello che ho visto purtroppo è stato un pelino too much, perché ci sono state ovviamente delle persone che l'hanno visto passare e ok, cioè così si fa. La volta in cui sono andata in aeroporto da JK, ragazzi, non c'erano staccionate, cioè letteralmente se ci fosse stata qualche pazza, cioè sarebbe potuta correre lì in braccio per dirvi qual è la differenza. Quindi niente, mi è dispiaciuto. Poi spero lui abbia riposato stamattina, se si è fatto portare un bel cornetto. E oggi lo vedremo nell'outfit Bottega Veneta, quindi commenteremo anche quello. Se vi interessa, se non vi interessa non lo so. Detto ciò, io mi devo ancora lavare la faccia in tutto ciò. Anche la signorina Nanai è arrivata, Amaruf e anche la Gwendix. Ci siamo tutti qui. Come dirvi, purtroppo in realtà quest'uomo vestito in Bottega Veneta tutto di nero mi deve lasciar stare. Eccolo qua il ragazzo. Allora, non è ancora il momento della sfilata, manca ancora qualche ora. In tutto ciò ho anche fatto le unghie a mia madre. Ho messo una fotina su IG, le ho fatte molto in stile Korean, che lei mi ha detto non ho idea, io volevo provare le nuove cose che avevo comprato. E quindi, visto che io ancora sto aspettando di rifare le mie, intanto ecco le sue. Cioè, vi giuro, fighissime. Io vorrei ci fosse un'altra me che me le facesse così. Beh, che dire. Dopodiché adesso mi devo fare il pelo, mi devo aggiustare le sopracciglia e poi prepararmi. Ovviamente doveva venire a piovere. Mi sono preparata. Questo è il make-up. Il look, vabbè, lo sapete, è sempre nero. Non ha senso. Io quando vedo le persone che fanno fit check, io dico, beati voi, perché cioè, tanto se io li facessi sempre tutti uguali. Triste? Forse a tratti, non lo so. Quindi, volevamo andare a piedi in teoria, ma
penso dovremmo prendere macchina. È arrivato anche mio padre, quindi ora devo andare. Eccola qua. Lei sta andando. Qua in realtà non vi ho ripreso niente, però perché sono entrata, abbiamo mangiato 60 anni, quasi tutto il cuore, mio padre, mio cugino. Ragazzi, voi non avete capito. Questi correnti con la crema, lasciatemi. Ovviamente indovinate chi si è scordata la macchinetta, giustamente io, ecco qui presente, quindi niente, vecchio metodo, vlog con il telefono, almeno qua si vede anche la mia super felpa con la luna. E poi ragazzi, voi non avete idea, è pieno di cani, perché moglie del fratello di mio zio, che fa l'allevatrice di cani, se l'avessi conosciuta tanti anni fa, sicuramente Gwenda non sarebbe come ora, quindi si è portata un cucciolone, ma qui ne abbiamo un altro. Vittorino, lui è Victor, è vero? Zitta non è abituata a questi cani grandi. Questo cane è l'amore, più amore del mondo. Lui si è rintanato qui in camera perché c'è troppa gente. Mentre mi lavo le mani così vado a mangiarmi un altro dolce. È pur sempre domenica, ieri non ho sgarrato la mia dieta perché sapevo che sarei venuta qua. Appunto vi racconto un po', abbiamo mangiato ovviamente. Poi io non ho una famiglia piccola. Comunque dietro c'è Santorini così. Non ho una famiglia piccola né dalla parte di mio padre né dalla parte di mia madre, quindi è sempre costantemente piena di parenti. Tra l'altro oggi mi è venuto questo ciuffo che gradirei fosse anche dall'altra parte, ma purtroppo ho la vertigine. Quindi oggi sì, sono andata di capello liscio. Tra l'altro mi sono anche cresciuti abbastanza. Io comunque mi vedo benissimo con questo colore. Devo cercare di ritrovarlo e di farlo uguale, perché non so io di andare al parrucchiere sinceramente e dargli 45 euro di tinta. Cioè un conto farlo una volta, però poi diventa un pochino, cioè non è che stiamo proprio per i Hilton, purtroppo. Tornata a casa, immagino vi starete chiedendo cosa starà facendo questa ragazza adesso. Allora, a parte che mi sono improvvisata così hairstyle e mi sono fatta questa cosa qua, in realtà secondo me è bella sia qua, però qui l'ho lasciata così giù. Magari se vi metto di qua si vede meglio che c'è più luce. E mi stavo un attimo ritoccando leggermente il make up, perché adesso esco e vado al cinema con mia madre. È da un po' che le sto dicendo ti ci porto, perché lei da sola non ci va, se no dovrebbe imparare a seguire i miei insegnamenti anche lei. E andiamo a vedere Quattro donne, mi pare si chiami il film. Comunque è un film italiano, cosa già rara di per sé, perché io è raro appunto che li vado a vedere. Non per qualcosa, ma perché molto spesso mi cringiano e basta. Invece questo mi sembra carino. Poi tra l'altro è quella stessa attrice che ha fatto una serie su Netflix di Natale. Mi ricordo che ne avevo anche parlato durante i Vlogmas. E la serie non mi era piaciuta. Era tipo Single a Natale, una cosa del genere. Chi porti a Natale? Boh, non mi ricordo. Lei era bravissima però, quindi sono molto curiosa di andare a vedere appunto, soprattutto per questo fatto suo. Tra l'altro mi sono appena resa conto guardandomi allo specchio che stamattina sono uscita senza sopracciglia fatte. E nel mentre stavo registrando dei TikTok, ragazzi, io ormai niente. Tra l'altro uno dei miei ultimi TikTok è andato virale. Quando succede questo te ne accorgi subito, perché cominciano ad arrivare follower, commenti e soprattutto commenti internazionali. E in questo caso vi ho caricato il TikTok di quando sono andata a fare il tatuaggio da Polik, che è appunto il tatuatore dei BTS. Tra l'altro vabbè, avete visto, insomma, c'era cibo, la festicciola qua di mio zio. Però ovviamente non ho esagerato. Io non so bene poi cosa mangerò stasera, o se al cinema mi prenderò qualcosa. Sei pronta a uscire? Ok. Mamma mia, una vita che non vedo il cinema così pieno. Sarà che quando vengo io non è domenica. Ma vi giuro, è assurdo questa situazione. Ormai che abbiamo preso i biglietti. Ma non lo sai da quant'è che non lo vedo così pieno? Da una vita, eccola. Mamma comunque mia. Saluta. Ciao. Adesso entriamo. Mi hai portato al cinema con lei. La mia bambina. Sì, ma io metto la mascherina, ok? Sto con la bianca. Ed ecco perché dovrebbe venire sempre. Concessionaria nazionale. Coca-Cola. Ah, beh, offerto, scusate. Sì, sì. Sì, infatti mi ci rimetto. Ci viene una volta ogni... Sì. Ultima volta? Ogni due mesi, praticamente. Io ci vengo ogni due mesi. Comunque si sta riempendo. Veramente oggi sì, così. Sono corsa in bagno perché me la stavo facendo sotto. Comunque, film finito, mia madre mi guarda e mi fa: ma tu l'hai capito questo film? Io ragazzi, occhio al cielo, stai dai di tutto. Perché è un film bellissimo, molto più profondo di quello che può sembrare. Lei è pazzesca, giuro, mi fa morire. È un film incentrato molto sulla figura della donna, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Mi sono divertita perché ho riso tantissimo in alcuni momenti, pianto, mi sono emozionata, mi ha fatto riflettere, quindi veramente ottimo film. Ragazzi, la serata è finita così. Sto facendo una diretta su TikTok
Ho acceso il proiettore. Cioè, guardate il settaggio, quanto è bello. Qua adesso state tutti salutando, giustamente. Questo è quello che sta succedendo in questo momento. Mi sono anche struccata, ho fatto tutto in diretta con voi. Per questo vi dico, dovete seguirmi su Instagram e su TikTok, perché non sapete mai quando posso fare una diretta e attivate anche le notifiche. Ci divertiamo sempre tantissimo. Oggi è durata 2 ore. Vi ringrazio se appunto c'eravate. Detto ciò, adesso vado a dormire, ragazzi. È tipo 1 e qualcosa. E ovviamente mi devo svegliare presto. Quindi ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni con nuovi video. Intanto rimanete sintonizzati e vi mando un bacio grande. Ciao!